sarà il personaggio della fiaba, sarà l'allegoria politica che questo carro rappresentava, fatto sta che il maestro Ceresani, per il dolce del carnevale di quest'anno, ha preso direttamente i bozzetti del carro e il bugiardone e ci ha fatto una vera opera di arte dolciaria. Tutto commestibile, non solo il Pinocchio, simbolo del carro, ma anche tavolo, sedie e libro delle favole. Tutto commestibile, tutto in finissimo cioccolato. E tutto è realizzato senza stampi, tutto quanto a mano, ed è il trionfo dell'artigianalità, cioè il trionfo delle cose fatte artigianalmente. Noi pasticcieri ancora siamo rimasti in pochi che ancora sono a contatto col prodotto, fanno le cose con le mani, come si faceva una volta, come si produceva le cose una volta, si continua ancora a farle. E ancora sono appassionato, ancora mi piace farle, ancora per quanto, ma non so ancora, vediamo un po'.